Nuovo advisory update per quanto riguarda la nostra diretta per parlare di innovazioni tecnologiche fra trasporto e logistica. E lo facciamo con un'azienda, con una compagnia ovviamente importante nel settore, con l'aiuto di Emanuele Cefalo, CEO e founder di Sipli Fleet. E allora Emanuele, grazie per essere qui con noi e buongiorno. Grazie a voi, buongiorno e grazie ancora per l'invito. Allora, premessa, Emanuele Cefalo e Sipli Fleet ha ottenuto un duplice riconoscimento in questi giorni, eccellenza dell'anno e CEO dell'anno della categoria, CEO dell'anno, chiedo scusa, nella categoria Fleet Management, che è una sorta di record che effettivamente non si era mai verificato nel settore. E allora cominciamo proprio da qui, cominciamo con la fotografia di questo risultato e di che cosa effettivamente poi si occupa, lo diciamo anche per chi non lo sa, a casa, appunto Sipli Fleet, settore e sviluppo. Più ovviamente opportunità. Prego Emanuele. Beh, Sipli Fleet oggi è stata insignita, no, dalle Fonte Award di questo duplice riconoscimento, come diceva poc'anzi. Un record, sì, a me piace vederlo come un punto d'inizio. È una realtà giovane, una realtà che ha in qualche modo è arrivata a cambiare un assioma sul mercato, quindi ha inserito nel mondo del trasporto e della logistica una nuova metodologia utilizzando strumenti innovativi, utilizzando strumenti dati in uso ai fleet manager e agli imprenditori che oggi sono alla guida di aziende e movimentano merci e mezzi. Mi chiedeva perché forse Sipli, no? Mi chiedeva. Sipli perché? Perché è semplice, intuitivo, pratico, longevo e innovativo. Ecco, questa è la metodologia che abbiamo messo oggi in campo, un insieme di strumenti e di metodologie attraverso le quali aiutiamo le aziende a rendere più efficiente la gestione dei veicoli. Perché longevo e innovativo? Perché è un qualcosa che una volta imparato lo si utilizza, un po' come andare in macchina, una volta abbiamo imparato utilizziamo, facciamo anche altre cose nel mentre, ma abbiamo imparato, ecco, andiamo lì, è un must. Ok, chiaro, chiaro, abbiamo capito anche appunto da dove deriva la parola Sipli, che è un acronimo di determinati aspetti che appunto sono importanti per il lavoro in questo settore. Allora la prossima domanda è da dove nasce evidentemente la passione, la voglia di investire e diciamo anche, mi ricollego al concetto che hai espresso poco fa, abbiamo detto insomma un record, in realtà no, un punto d'inizio. Quindi da dove nasce tutto questo? Intanto magari mostriamo anche qualche immagine insomma del settore, di che cosa esattamente stiamo parlando. Prego Emanuele. Sì, grazie. Oggi è un punto di inizio, diciamo così. A dire il vero, questa passione nasce probabilmente quasi 40 anni fa. Figlio di autista e poi da 20 anni genero di trasportatore. Sin da piccolo, diciamo, mi piace dire, ho sentito puzza di casolio, ho sentito insomma parlare di camion, parlare di trasporto e parlare di soluzioni intorno al trasporto. Quindi nasce un po' da lì la conoscenza del veicolo. Poi nel mentre ci sono state esperienze fatte con costruttori di veicoli, quindi la formazione tecnica che passa dai costruttori di veicoli industriali e nel mondo dell'automotive, dove ho iniziato ad occuparmi di validazione software e verifica di centraline a bordo di auto e camion, per poi rendermi conto e fare un'analisi di mercato e rendermi conto che il mondo delle flotte intese principalmente come veicoli industriali, quindi trattori e motrici stradali, semirimorchi o anche tecnologia su container e casse mobili, ma c'è anche un altro settore che noi oggi, o altri settori che oggi seguiamo, come mezzi d'opera, macchine operatrici, tutte quei veicoli e quei mezzi
che oggi circolano, che si muovono e sui quali noi andiamo ad installare attraverso il nostro personale tecnico diretto, andiamo a installare delle soluzioni di telematica, la cui finalità è quella di poi di agevolare l'azienda al monitoraggio e all'ottimizzazione di una serie di risorse e di costi all'interno dell'azienda. Quindi nasce da molto, molto lontano. È un po' il mio papà che mi ha trasferito, come dire, la passione per il settore. Ho scelto poi di non avere io direttamente dei veicoli, ma di dare servizi e soluzioni ad un mercato, ad un mondo, quello del trasporto e dei veicoli in generale, che aveva necessità di grossa innovazione. E su questo devo dire l'evoluzione della tecnologia poi ci ha aiutato. E veniamo allora anche al concetto appunto delle innovazioni tecnologiche e di Industria 4.0. È da un po' da più di un anno, insomma, che si parla di questo concetto. La vostra esperienza in merito qual è? Allora, sull'Industria 4.0 noi esattamente da fine 2018 più o meno che iniziamo a lavorarci e riguarda le opportunità e i crediti d'imposta che tra l'altro sembra stiano anche rinnovando per i prossimi 3 anni, opportunità per le quali le aziende che si avvicinano a nuovi investimenti rispetto ai veicoli, ecco, guardiamo un attimo il nostro segmento, possono godere e beneficiare di un'opportunità di sgravi fiscali e di recuperi anche economici su un quinquennio di quello che è l'investimento fatto. Quindi è un incentivo a comprare nuovo, a comprare mezzi d'opera, macchine operatrici, attrezzature industriali il cui valore economico è importante e altrettanto importante è il supporto anche dallo Stato in tal senso. Il supporto che è però vincolato come dire, alla risposta di una serie di caratteristiche e di tecnologie che vengono installate a bordo, per le quali ecco, bisogna garantire un interscambio, un'interconnessione tra l'uomo e la macchina. E diciamo che attraverso le nostre soluzioni telematica siamo in grado di raccogliere una serie di informazioni ingegneristiche e motoristiche a bordo dei veicoli, tale per cui riusciamo in qualche modo a garantire e a dare un dato anche di produzione, un dato di avanzamento, uno stato di attività del veicolo e di comunicazione con lo stesso, ivi compreso eventualmente la telediagnosi, la gestione remota del veicolo attraverso le nostre tecnologie. Questa è un po' Chiaro. l'esperienza nostra. E negli ultimi, aggiungo che negli ultimi 3 anni ha rappresentato come dire, una parte importante, ecco, dei risultati che abbiamo ottenuto. Chiaro, assolutamente, e di Industria 4.0 si continuerà a parlare, ovviamente, anche per quanto riguarda SimpliFit, ovviamente, mentre abbiamo visto e continuiamo anche a guardare un po' di immagini di repertorio, ovviamente, ma comunque importanti che ci fanno capire un po' di che cosa stiamo parlando anche nel concreto. Ecco qua, in un mercato comunque che è altamente competitivo, vi muovete, questo è chiaro, è una domanda che si tende a fare sempre e che quindi ci tocca, caro Emanuele, e cioè il futuro, insomma, quali sono le sfide che il settore dovrà affrontare? Noi spesso ci capita di dire all'interno dei nostri spazi, probabilmente i nostri telespettatori, intendo le fonti TV, ci vorranno prendere a pugni, nel senso che diciamo sempre il Covid è un acceleratore di determinati movimenti che già erano in essere e che in qualche modo hanno ricevuto una spinta. Insomma, parliamo banalmente di smart working, però ovviamente questa cosa va a influire qualunque altro aspetto, qualunque altro ambito, e quindi probabilmente anche quando si parla di Industria 4.0 e del settore di cui stiamo parlando, c'è stato e ci saranno nuove sfide da affrontare. Quali sono secondo lei? Ma guardi, mi aggancio un attimino alla riflessione che lei faceva, che trovo molto funzionale. Tra l'altro poi è un po' la storia che ce lo insegna, no? In tutti i momenti storici, insomma, di crisi, ci sono stati momenti di pericolo, ma subito dopo anche di opportunità. E il Covid, con buona probabilità, insomma, ci presenterà anche tante opportunità a seguire. Le sfide che dovremmo affrontare nel settore
intanto sono molto legate alla corsa e alla continua ricerca del perfezionamento di una tecnologia e migliorare l'utilizzo della tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, applicata sì al mondo delle flotte, applicata al trasporto, mezzi d'opera e macchine operatrici, ma soprattutto anche alla capacità che avranno le aziende a cui noi ci rivolgiamo di scegliere un partner affidabile, di scegliere un partner in grado di seguirli nell'innovazione, in grado di seguire e di assolvere, un po' di annoverare delle esigenze specifiche a risoluzione di una serie di tematiche risolvibili solo ascoltando le esigenze del cliente. E su questo devo dire che noi da sempre, anche rifacendoci un po' alla domanda che mi faceva all'inizio, siamo da sempre attenti. Abbiamo creato la nostra metodologia e utilizziamo soluzioni innovative grazie anche all'ascolto attivo che abbiamo avuto in questi anni verso i nostri clienti. Per cui la capacità delle aziende di affidarsi a partner strategici e di mettersi all'interno delle skill, insomma delle figure professionali in grado di, seguire questo avanzamento e questa corsa sul mercato, potranno fare, dal mio punto di vista, la differenza sul riuscire o meno nei prossimi anni, insomma, a rimanere in piedi e ad essere competitivi. Tecnologia dunque non soltanto, e questa insomma è una delle sfide, ma insomma è stato sicuramente chiaro in questo caso. Chiedo scusa, Emanuele, mi stava per partire un angelo, ma non so neanche da dove arrivi, quindi chiedo No, scusa anche se mi non sono. ancora, non ancora. Esatto, mi sono salvato in corner per certi versi. E allora io direi che. Per quanto ci riguarda, insomma, ovviamente l'augurio è di risentirci presto per quanto riguarda SimpliFleet e Emanuele Cefalo, CEO e founder di questa compagnia che ha anche una storia, l'abbiamo detto in apertura, lo ha detto lei in apertura di come sia stata una sorta di tramandamento, insomma, attraverso il papà che faceva un mestiere e che come si è in qualche modo evoluto ed è una delle storie belle che ci racconta anche l'Italia e in qualche modo che riesce a parlare di sé in maniera positiva e in maniera virtuosa anche in un periodo così complicato come è quello che stiamo attraversando, insomma, che è quello appunto della pandemia e che ci vede alla fine di un anno sicuramente tribolato. Emanuele, io la ringrazio ovviamente per la disponibilità, per la chiacchierata e per il suo racconto, CEO e founder di SimpliFleet. Grazie ancora. Ora e a presto, buon lavoro. Grazie a voi e grazie sempre al vostro team per gli spunti interessanti. Grazie. Buon lavoro ancora e grazie per questa view su un altro dei settori che spesso ci capita di analizzare attraverso appunto le eccellenze italiane e che ovviamente poi le Fonti Awards si occupa di premiare nella maniera più opportuna, nella maniera più giusta, insomma, che ci possa essere.